Sì, grazie Presidente. Questa mozione che siamo chiamati a votare oggi è volta ad adottare un atto a fine di prevedere nella nostra città la creazione di un luogo destinato alle eccellenze romane del settore della moda, che ne promuova l'immagine nel mondo, ne diffonda l'unicità e la peculiarità, oltre ad incoraggiarne gli investimenti futuri. È necessario che le sartorie, le accademie, le case di moda presenti e attive sul nostro territorio vengano coinvolte e supportate dall'amministrazione capitolina. È importante pensare e intraprendere azioni serie a tutela del settore moda e del Made in Italy. Bisogna riflettere su cosa questa amministrazione può fare per incoraggiare e sostenere le realtà romane del settore. Dagli artigiani ai piccoli laboratori, dalle accademie di moda ai grandi marchi che hanno reso la nostra città conosciuta nel mondo per le loro creazioni che rappresentano ciò che più di raffinato possa essere concepito. Il settore della moda è un patrimonio tutto italiano che deve essere riconsiderato e rilanciato, specie sul territorio romano, che ha visto nascere le più note case di moda, da Bulgari a Fendi, Gattinoni, Balestra, Biagiotti, solo per citarne alcune. Il settore sta vivendo un momento di incertezza, ma l'interesse per le produzioni italiane rimane invariato nel tempo. Questo perché il Made in Italy era e resta il fiore all'occhiello della nostra tradizione manifatturiera artigiana. In un capo d'abbigliamento italiano c'è tutta la storia e la qualità che il mondo ci invidia. La moda che esce dai nostri laboratori e il sapere delle nostre accademie rappresentano quella cultura produttiva, quell'impegno, quei valori e quei meriti che dobbiamo rilanciare, collaborando con loro e con tutte le realtà imprenditoriali profondamente radicate nel territorio del paese. Incoraggiare le nuove generazioni alla creatività e alla ricerca è un nostro dovere. È importante quindi che nella capitale d'Italia sia presente un luogo dedicato alla moda romana nel quale poter promuovere l'immagine del Made in Italy e che possa favorire il rilancio di tutto il comparto. Sartorie, laboratori, accademie e case di moda. Per tali ragioni, impegniamo quindi la Sindaca e la Giunta ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di prevedere presso l'immobile di Via dei Soldati 25C di proprietà capitolina la creazione di un luogo destinato alle eccellenze romane del settore della moda, sartorie, accademie, case di moda, che ne promuova l'immagine del mondo, ne diffonda l'unicità e le peculiarità e ne incoraggi gli investimenti futuri. Grazie.